Domani alle 12.30 si gioca Juventus-Venezia, ultima spiaggia per la squadra della Laguna per racimolare punti salvezza in attesa del recupero della 20ª giornata contro la diretta concorrente, che è la Salernitana dei Miracoli di Davide Nicola. Dall'altra parte la Juventus vuole chiudere matematicamente il discorso Champions e ha già la prima possibilità domani in casa proprio contro il Venezia. Andiamo a vedere la partita dal punto di vista degli scommettitori. Andiamo a vedere quali saranno i possibili risultati con relative quote e anche i possibili marcatori. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di FCM Sport e di supportarci. Link in descrizione al secondo canale, che è FC Media TV. Andiamo a vedere i risultati. Abbiamo l'1, che è la vittoria della Juventus in casa, 1,21. Una quota chiaramente troppo bassa per essere giocata come singola giocata, ma sicuramente può essere inserita all'interno di una bolletta, quindi di tante altre combinazioni con tante altre partite, magari proprio del 35esimo turno di Serie A. Poi abbiamo la X6,95, che è una quota interessante perché comunque non si sa mai, chiaramente è molto difficile che accada, però il Venezia magari chiudendosi in difesa, magari sfruttando un evento favorevole, un calcio d'angolo, un colpo di testa o anche un autogol, potrebbe anche difendere il risultato e uscire dallo stadium con un punticino che varrebbe oro, a prescindere da quello che accadrà da qui fino a fine campionato in ottica salvezza. Mentre è impossibile giocare il 2, vittoria in trasferta del Venezia, a 13,50. Quindi molto meglio giocare la X, anche perché se andiamo a vedere le doppie chance, quindi possibilità di doppio risultato, abbiamo 1,04, 1X, che non ha senso giocare, 1,2, quindi possibilità vittoria di una dell'altra squadra a 1,11, anche questa non ha senso, X2, 4,13. Non è una cosa che consiglio, più che altro perché se già abbiamo la X6,95, meglio giocare a questo punto quella, per una questione semplicemente matematica. Molto interessante invece la questione relativa a under e over e gol e non gol, perché qui abbiamo delle quote molto interessanti che magari potrebbero essere giocate in combinazione. Abbiamo gol, quindi entrambe le squadre che segnano, a 2,18, non gol a 1,66. Ora è chiaro che è molto probabile che il Venezia non faccia gol, perché comunque la Juve è una squadra molto attenta in fase difensiva, in particolare in queste partite nel girone di ritorno è sempre stata molto affidabile da questo punto di vista, quindi 1,66 mi sembra comunque una buona quota, anche se più bassa rispetto al 2,18 del gol, quindi qui sceglierei non gol. Mentre è molto interessante la questione under 2,5 o over 2,5, quindi una partita con una somma di 3 o quindi meno o più di 3 gol. Under 2,5, 2,48, dall'altra parte over 2,5, 1,52. Qui la quota più bassa e quindi più sicura è quella dell'over, ma secondo me under è una bella giocata, perché proprio per l'impronta che dà Allegri alla squadra, quindi una squadra che quando chiude il risultato magari abbassa i ritmi e risparmia magari le energie per gli impegni futuri, e la Juve ha un impegno molto importante che è la fine di Coppa Italia, considerando che è una squadra che non fa tante goleade anche contro le piccole, secondo me in questo caso l'under 2,5 2,48 è una bellissima quota, quindi si potrebbe giocare magari proprio in combinazione con il non gol. Concludiamo invece l'analisi delle quote con i possibili marcatori. Qui le quote sono poco interessanti, perché chiaramente gli attaccanti della Juventus hanno delle quote molto basse. Vlahovic a 1,65, Moisken a 2, che potrebbe essere interessante, magari potrebbe dare continuità dopo il gol fatto la scorsa settimana. Morata 1,85, che è in ballottaggio proprio con Ken, quindi secondo me non va giocato, e Dybala a 1,75. Secondo me in questo caso la quota più interessante è quella di Federico Bernardeschi, che dovrebbe partire largo a destra, anche lui in forma, 3,25 contro il Venezia, secondo me è un'ottima quota. Mentre per la squadra ospite è chiaro che le quote salgono, sono quote da capogiro, però come abbiamo detto è poco probabile che venga fuori un gol. Se proprio dovessi scommettere su qualcuno, Mattia Caldara, che è un ex della partita, comunque è cresciuto nelle giovanili della Juve, a 20 un pensierino potrebbe anche essere fatto. Però occhio, questa è una follia di giornata che va inserita magari come singolo se avete un conto sul web. Ricordiamo che le quote le abbiamo prese da BetClick, quindi andate a visitare il sito per ulteriori cambiamenti di quote da oggi e domani. Io vi ringrazio comunque sempre per l'attenzione, fatemi sapere che ne pensate di questa idea di preparare le partite, di presentarle anche da questo punto di vista diverso quello dei scommettitori. Per il resto lasciate un like al video, iscrivetevi al canale di FCM Sport e ci vediamo al prossimo appuntamento.